Allora, quando abbiamo fondato l'associazione culturale La Scuola che Verrà, ci siamo subito resi conto che andavamo ad intervenire su una realtà molto complessa e sicuramente abbiamo cercato di approfondire quali fossero le cause alla base del malessere che percepivamo in questa società, soprattutto anche fra i ragazzi. E quindi vi rubo un minuto per dirvi che appunto, non dovrebbe destare stupore che la violenza sulle donne sia tanto diffusa se pensiamo che in realtà il fenomeno non è recente, ma affonda proprio le radici in una cultura ormai millenaria. Infatti, se pensiamo appunto che già dall'impero romano, la stessa società greca erano assolutamente fondate sul razzismo, sul sessismo e quindi sul maschilismo. E che l'avvento poi della cristianità appunto non ha assolutamente aiutato in questo senso, anzi, se il messaggio evangelico parlava di fratellanza e di tolleranza, questo ovviamente non ha mai riguardato le donne, che invece sono sempre state relegate al ruolo di madri e mogli e quindi continuano ad essere considerate veramente non esseri umani e al punto appunto poi sono state sempre vilipese, odiate e abusate. Quindi insomma il problema in realtà affonda le radici in tempi molto antichi. Il connubio quindi tra il pensiero del logos occidentale e quello religioso ha prodotto purtroppo una visione della donna che si è insinuata in modo strisciante in larga parte della popolazione, che nel tempo non è stata aiutata ad elaborare questo passato di atroci condanne nei confronti delle donne e per questo motivo si porta ancora dietro oggi segni di questa mentalità. Poi appunto l'emancipazione femminile avvenuta negli ultimi 40-50 anni ha generato una reazione feroce da parte di alcuni uomini, non solo per quanto riguarda la violenza fisica, ma anche per tutto ciò che riguarda i tentativi di attacco a leggi come appunto la legge sull'aborto o quella sulla fecondazione assistita, tentativi purtroppo sempre sostenuti dalla Chiesa Cattolica. Il dramma che noi riscontriamo nelle scuole sicuramente è la mancanza di informazione, l'omertà, il timore di condanna da parte della società nei confronti delle ragazze che tentino di denunciare atti di violenza subiti. E per questo, insomma, l'Associazione Culturale La Scuola che Verrà si è impegnata molto negli ultimi anni a proporre progetti di prevenzione attraverso appunto interventi che comprendessero diverse attività, ad esempio i dibattiti all'interno delle classi, uno sportello di ascolto psicologico all'interno della scuola, ma anche un corso di formazione per gli insegnanti, i quali molto spesso non vengono formati adeguatamente a comprendere alcuni fenomeni. Diciamo che appunto negli ultimi anni in realtà anche il sopraggiungere di studenti immigrati ha messo di fronte i ragazzi italiani a doversi confrontare con culture, usanze diverse, religioni, mentalità sconosciute. E spesso, ecco, il mondo occidentale accusa quello islamico di avere un atteggiamento repressivo nei confronti della donna. Ma in realtà quello che noi vediamo è che nelle scuole, quindi da parte anche degli italiani, per esempio nei casi in cui un professore mostra appunto di avere un interesse particolare nei confronti di ragazze minorenni, l'atteggiamento che noi vediamo nella maggior parte dei casi è di paura nel denunciare, ma anche di omertà da parte dei compagni e soprattutto anche una forte ambiguità da parte degli insegnanti, di alcuni insegnanti ovviamente. Ecco, quindi recentemente tra l'altro mi sono scontrata anche direttamente con famiglie che non volevano denunciare le violenze che i propri figli avevano subito all'interno di istituti religiosi e questo dimostra come c'è un lungo lavoro culturale da fare. Quindi quando difendiamo questa cultura occidentale in realtà dovremmo interrogarci un po' su quali basi si fondi e cercare appunto di capire anche a volte questa connivenza che alcune persone hanno nei confronti appunto di adulti malati. Per esempio, ecco, il recente caso delle baby squillo, un termine non bello, ma purtroppo ecco, ha dimostrato come più di 1.000 uomini di età adulta tra i 30 e i 50 anni abbiano contattato due ragazzine di 14 e 15 anni per avere rapporti con loro,
Quando venivano a conoscenza dell'età delle ragazze, questo non suscitava alcuna reazione, anzi sembrava che fosse proprio questo l'elemento che le attraeva. Nei mesi in cui le ragazze, queste due giovani ragazze, sono state costrette a prostituirsi in un appartamento dei quartieri alti di Roma, più di 100 uomini hanno abusato di loro. E le studentesse provenivano da uno dei licei classici più prestigiosi della capitale, ambiente che purtroppo, come abbiamo anche appreso dai media, si è mostrato molto poco disponibile nella ricerca delle cause di questo problema, che per la gravità non può essere estrapolato anche dal contesto in cui si è creato. Anche se fortunatamente comunque queste ragazze, come anche milioni di altre donne nel mondo, sono ancora vive fisicamente, purtroppo è ovvio che la loro realtà interiore è stata del tutto devastata e in qualche modo uccisa, e quindi forse compromessa anche per sempre. E questa distruzione non è meno drammatica della morte fisica, che spesso appunto avviene dopo il ripetersi di violenze psichiche reiterate nel tempo, che spesso non hanno trovato appunto ascolto. È in questo contesto che la prevenzione, soprattutto presso i ragazzi, è estremamente importante, proprio per trasmettere la cultura dell'attenzione nei confronti dei segnali di un eventuale disagio. Questo episodio comunque dimostra in realtà che non soltanto gli uomini sono vittime di una visione appunto distorta e malata della donna, ma anche il genere femminile non ha coscienza a volte del livello di aberrazione generato da certi atti. Cioè, una vittima ha sempre un carnefice, ma se la stessa vittima diviene complice di un aguzzino, è compito della società fare chiarezza su ciò che è sano e ciò che è malato. Persone che compiono atti di violenza su una donna hanno sicuramente perso completamente una dimensione di affettività, diventando estremamente freddi e razionali. Potremmo definirli quasi automi, bramosi di denaro, appagamento, potere. Noi però siamo assolutamente convinti che la vera sessualità non ha nulla a che fare con il calcolo razionale e che non sia una scarica ormonale, bensì appunto un incontro tra due esseri umani uguali, ma del tutto diversi, che si confrontano nella loro identità irrazionale, che però è quella dei sentimenti e della passione. La violenza non ha nulla a che vedere con la sessualità. È proprio questo il ruolo svolto da noi dell'associazione, cioè creare situazioni in cui gli studenti possano fare domande agli esperti, psichiatri e psicologi, ricevendo risposte chiare e inequivocabili e la certezza soprattutto di poter essere aiutati a vivere serenamente una fase delicatissima della loro vita, l'adolescenza. E in questo periodo i ragazzi ricevono stimoli nuovi e straordinariamente intensi, da cui però possono derivare anche delle forti delusioni, e se gli adulti non si occupano di fornire risposte adeguate, i giovani di oggi corrono il rischio di diventare in futuro adulti problematici, con le conseguenze appunto che abbiamo visto. Il ruolo di molte associazioni laiche che operano in ambito sociale e culturale oggi è più che mai importante, perché sostengono progetti non finalizzati all'assistenzialismo, bensì alla risoluzione di problemi attraverso una lotta costante alle ingiustizie, alle discriminazioni, credendo fortemente nell'uguaglianza di tutti gli esseri umani e nella ricchezza offerta dalle diversità. La formazione umana e culturale degli adolescenti è fondamentale per creare una società più giusta, che si batta contro qualunque forma di sfruttamento e di coercizione, di ricatto e di sottomissione. Un essere umano può essere libero solo se riesce a realizzare un ideale di uguaglianza basato su un concetto di identità non razionale. Grazie.